Nella parrocchia di Sant'Anna a Potenza c'è una festa particolare questa sera, è la festa che gli scout vogliono organizzare, o meglio hanno organizzato per ricordare il primo gruppo scout che nacque a Potenza e nacque proprio in questa parrocchia quasi 70 anni fa. Avete fatto una ricerca e avete anche presentato documenti importanti? Sì, siamo andati praticamente indietro nel tempo, abbiamo mandato una mail al Nazionale e abbiamo chiesto se ci mandavano i censimenti dal 1954 con l'ASCI fino al 74 e quindi ce li hanno mandati dall'Archivio Nazionale. Non solo questo, ma anche tante foto di momenti vissuti nel passato. E come hanno vissuto e soprattutto quale contributo hanno dato i ragazzi vostri per raccontare questa bella storia? Allora, loro hanno fatto una serie di interviste a questi ex scout, con molta, insomma, raccogliendo foto di repertorio, foto private, molto piccole, che in effetti all'epoca venivano stampate ancora con la vecchia pellicola. È stato un modo per riscoprire le origini proprio di questa attività degli scout che veniva fatta nei boschi, all'aria aperta, per riapproparci anche di questo contatto con la natura che ci manca tanto dopo soprattutto il Covid. Ovviamente a questa festa non potevano non essere presenti dei scout di altri tempi. Che emozione si prova a incontrare gli scout di oggi e vedere foto che vi riportano col pensiero al passato? Una bella emozione. Sicuramente ci fanno rivivere quei tempi. Sicuramente lo scoutismo è anche cambiato dai tempi in cui l'abbiamo vissuto noi. In meglio per quello che vediamo. Ed è bello vedere che c'è un qualche cosa che continua e che procede dando il meglio di sé per educare e dare questa armonia dello scoutismo. Una ragazza mi ha chiesto in un'intervista che hanno preparato per questo evento come era lo scoutismo ai tuoi tempi, perché anch'io faccio parte di una generazione passata. Secondo te è cambiato lo scoutismo oppure è un metodo che ancora funziona e quindi si può adattare anche alle esigenze nuove dei giovani? Credo che il vero spirito scoutistico non sia cambiato. Poi bisogna interpretarlo nel modo radicale, probabilmente. Sono cambiati i tempi e forse qualcosa ha cambiato lo scoutismo, però si può ripetere quello che si faceva tanti anni fa e che quindi può rimanere tutto come era prima. Chiaramente bisogna dargli un esempio, perché oggi probabilmente i ragazzi non hanno l'esempio di com'era veramente prima lo scoutismo, quando non c'erano risorse economiche, quando non c'erano distrazioni social, non c'erano mezzi di comunicazione, insomma. Possiamo dire che era l'unica opportunità che avevamo quando eravamo giovani, però questo ci ha fatto crescere in maniera diversa, forse dobbiamo ringraziare di aver vissuto lo scoutismo a quell'epoca? Sicuramente, cioè, abbiamo imparato ad attrezzarci, a risolvere i problemi del momento, a essere sempre presenti, a essere sempre in comunità, quindi l'aiuto anche fra amici, no? Gli amici più grandi e più fedeli che tengo io sono dello scoutismo, quindi basta guardarci negli occhi e ritrovarci immediatamente, quindi questo è una delle cose più belle che ci ha dato lo scoutismo. Ovviamente i ragazzi che hanno organizzato questo evento hanno fatto delle ricerche. Da queste indagini che avete fatto, cosa vi ha colpito di più di uno scoutismo che ovviamente voi non avete vissuto ma che state vivendo ora con i tempi di oggi? Certamente i ragazzi erano più
più creativi rispetto a noi, avevano molta più esperienza a livello di natura e di modi di fare. Noi siamo molto più tecnologici e meno creativi rispetto a scout di altri tempi. Scusami, ma non sarebbe il caso che tornassimo allo scoutismo di una volta, quando si viveva di più nella natura, senza computer, senza cellulari, guardandosi in faccia? Sarebbe l'ideale, però anche al giorno d'oggi diciamo che questa nuova tecnologia ci aiuta a connetterci di più con gli altri e quindi essere anche più uniti in altri modi, ma siamo uniti lo stesso. Cosa ti ha colpito di più in questa ricerca guardando queste foto di un'epoca passata? Vedendo come gli scout prima di noi riuscivano a stare meglio anche di noi senza tutte queste tecnologie. Allora, scusa, quindi possiamo prendere esempio dagli scout di ieri per essere sempre scout anche oggi? Certamente, anzi dobbiamo, abbiamo l'obbligo di prendere l'esempio da questi scout di una volta, proprio perché dalle loro esperienze, dai loro errori, ma anche dalle cose buone che hanno fatto, poter acquisire il meglio e fare sempre meglio, appunto come diceva Baden Bauer, lasciare il mondo migliore di come abbiamo trovato.